Ciao a tutti, oggi farò la fantastica recensione di una bambola che è molto bella. Laguna blu in versione detailed. Bene, inizia la recensione. Non sto a dirvi che Laguna blu ha le orecchie con le branche, ha le mani palmate e ha le lentiggini e gli occhi fuori dalle orbite. Vabbè, ve l'ho già detto comunque. Laguna blu ha gli occhi di colore verde, sempre. Scusate. Poi il trucco è molto semplice, visto che va a letto, perché questa si può dire anche una versione pigiama party. Il trucco è solo una linea d'azzurro sopra e una linea d'azzurro sotto, vedete? Non ha il rossetto, penso, ma comunque se ce li ha è di un azzurro chiarissimo. Non ha una collana e neanche gli orecchini, perché va a dormire. Il suo magnifico pigiamino è composto da una canottierina con i bordi azzurri, con delle squami, i bordi, ci sono delle squami bianche, diciamo. Tutto il resto è bianco con delle squame azzurre e dei fiorellini rosa. Ha i pantaloncini del pigiama, che sembrano molto più scuri del normale. Secondo, ecco, che sono azzurri, con delle squame bianche e azzurre, e ha le tasche a onde bianche, e qua c'è una riga che va per tutta la pancia, diciamo così, con bianca, con questi filetti bianchi. I pantaloncini hanno anche un'apertura qua per far passare le pinne, vedete le pinne? L'apertura è con i bordi bianchi, molto carino. Facciamo le scarpette. Sono molto carine. Sono rosa, molto morbide. Non sono scarpette, sono ciabattine con il tacco aperto, vedete? Il tacco è aperto, qua vedete che è un po' tagliato. Aperto, tutto peloso si direbbe, qua alle branche, diciamo, alle branche, gli occhietti gialli e i dentini da vampiro, e sono rosa. Allora, passiamo ai capelli. I capelli ce li ha sempre biondi, con delle mesh azzurre racchiusi in una coda alta, che se la sleghi al massimo arrivano fino a qua la pancia. Poi sopra porta questi magnifici, questa benda, non so come chiamarla, questa mascherina da notte con i bordi azzurri e dentro è bianca con delle squame azzurre. Bene, passiamo alle cose che ho trovato dentro la confezione, che sono la sua spazzola trasparente azzurro, il suo piedistallo trasparente azzurro che va tutto con delle bolle qua, poi la sua crema idratante rosa fatta con chia, il suo adorato pesciolino Nettuna con la mascherina da notte bianca con delle squame azzurre, la bottiglietta d'acqua con scritto H2O, che è la formula scientifica dell'acqua, poi il suo portatrucchi, almeno credo che sia il suo portatrucchi, che si apre. Andiamo un po' più. E il suo diadetto che si apre. Il secondo, che è molto duro da aprire. Ecco.
Dentro c'è qua inciso il simbolo della Monster High, solo che non si vede, tutto nero. Ok, bene, la mia prossima recensione sarà sul centro di bellezza di Laguna Blu, però il centro di bellezza ve lo recensionerò senza l'acqua, perché ci va l'acqua dentro. E non metto l'acqua perché il mio perde, non so perché, era l'ultimo, quindi non sono andata a cambiarlo. Bene, la recensione di Laguna Blu versione Detailed è finita. Vi aspetto alla recensione del magnifico centro di bellezza di Laguna Blu, senza l'acqua. Comunque, io avrei anche il letto di Frankie, solo che non ve lo posso recensionare perché qua sopra in questa parte della mia scrivania non ci sta e poi ci mette troppo a caricarsi. E va bene, la recensione è finita, vi mando un saluto da me, da Laguna Blu e da la dolcissima Nettuna. Ciao.